di Masaniello con la maglia di Baggio, secondo ritratto di Diego Maradona in questa rubrica dei mondiali, la sera che l'Argentina si è qualificata per la seconda volta in 4 anni per la finale della Coppa del Mondo. È una sera in cui sembra che tu sorridi ma con pudore. Sì, hai ragione Gianni, non me... Ho festeggiato tantissimo nel campo dopo i rigori, però subito mi sono calmato perché ho tanti amici italiani, ho tanti amici in squadra, per esempio Ciro Ferrara, Nando, Andrea di Napoli, Ferrara e Carnevale. Per quello mi sono calmato perché so della tristezza loro e non mi piace godere con tristezza degli amici. Senti, il proclama che hai fatto, o meglio la riflessione che hai fatto, perché era una riflessione di uno che vive a Napoli da 6 anni, 364 giorni ci si dimentica di Napoli e un giorno ci si ricorda che c'è bisogno dell'applauso di Napoli. È sembrata a qualcuno una provocazione voluta, un Machiavello? Io non ho chiesto mai il tifo del pubblico per l'Argentina, al contrario, io questo l'ho detto perché è quello che ho vissuto io in sei anni. Ho vissuto dello striscione a Verona, lavatevi, benvenuti in Italia, ho visto tanti striscioni anche a Milano. Per quello mi è sembrato un pochettino, sì, io l'ho detto perché volevamo anche la carica della squadra, però mai che se creare una polemica fra gli italiani e i napoletani, perché noi stranieri sappiamo benissimo che i napoletani sono italiani a tutti gli effetti. Senti, tu la conosci la storia di Masaniello, no? No, Salvatore Sorrentino mi disse Masaniello. Masaniello è un personaggio che un giorno ha guidato gli straccioni di Napoli a una rivolta poi finita malamente. No, io non voglio finire malamente, no. Però quest'oggi improvvisamente è come se l'Argentina fosse risorta. Qualcuno, e anche in certi casi ha ragione, ha detto che avete avuto molta fortuna. Improvvisamente avete voluto dimostrare che... Ma in questa partita di oggi, Gianni, credo che l'Argentina non ha rubato nulla. Solo che arrivare all'Italia abbiamo fatto una fatica enorme. Qualcuno ha scritto che è una squadra di pensionati. No, sì, questa è la forza dell'Argentina, come l'ha avuto anche la nazionale di Berzotti nel 82, il silenzio stampa, io me lo ricordo benissimo. E questa che hanno scritto di tutto, della mia nazionale, dei giocatori che sono in Serie B, dei giocatori che non possono giocare in Serie C in Italia, l'abbiamo letto tutto. Per quello abbiamo dimostrato che siamo i giocatori di Serie A, senza mancare il rispetto a nessuno come ce l'hanno mancato a noi. No? Ripercorriamo con durezza o con freddezza, senza romanticismo, questo vostro mondiale. Partita col Camerun, tutto lo stadio di San Siro che vi fischia e voi che perdete contro il Camerun. Certo, poi il campionato del mondo del Camerun ha dimostrato che avevate perso contro una buona squadra, anche perché noi non abbiamo saputo... Abbiamo saputo reagire dopo il gol, però nel primo tempo abbiamo giocato bene, quasi come l'abbiamo fatto oggi, con un buon Brucia, con un buon Maradona, una buona difesa, quello che abbiamo dimostrato oggi con l'Italia, solo che lì ci hanno fatto un gol e non abbiamo saputo reagire. Poi l'Unione Sovietica, l'arbitro Federiksson non vede un tuo mani in area, anch'io che ero per le scale dello stadio non l'ho visto e qualcuno ha pensato fossi connivente con te, non so perché non ti posso dire che hai fatto lo posso, mani. Lo posso giurare io che tu non l'hai visto, questo no, io ho detto che era mano. Ma era, tu pensi era, che i giornalisti ogni tanto per connivenza o per complicità con i giocatori nascondono qualche cosa? No, con me non nascondono niente. Però sai, si è parlato tanto della mano di Maradona nel Mondiale 86, che io sapevo che quando facevo una mano anche a centrocampo sicuramente me la facevano pagare, no? Quel giorno però non meritavate. Come? Con la Russia. Beh, sai, in quel momento noi eravamo un po' scioccati perché si aveva fatto male Neri Pumpido
e io che non andavo al primo palo, io non, a me Bilardo non mi incarica mai di andare né al primo né al secondo, oggi sì perché oggi avevamo paura dei colpi di testa dei Maldini, degli italiani, però quella volta è stato mano, però questo è un fatto istintivo, non è che lo faccio apposta, anche perché sì, devo salvare un gol non mi è dovuto solo con la mano, mi è dovuto di testa. E poi è arrivata la Romania, anche con la Romania non avete convinto. No, credo che con la Romania abbiamo sofferto tantissimo per la paura di perdere una qualificazione che sapevamo che la dovevamo raggiungere per merito di noi, no? di essere fra i 22 argentini convocati, il meno che potevamo fare era qualificare. È arrivata la partita col Brasile. Il Brasile ha dominato e tu ti sei inventato la vittoria. Mi sono inventato quello. Immeritata? In calcio non si può dire mai, quello che perdona paga, diciamo noi, no? In Argentina, perché il Brasile ha avuto tante palle gol nel primo tempo, non ha approfittato, noi è la unica palla gol che abbiamo avuto, l'abbiamo fatto gola a un Tafarel strepitoso, a una difesa che a me mi piaceva, solo che dopo è stato un pochettino cattivo Mauro Galvao quando lo fa colpevole al mio compagno di squadra Alemão. E io dico che non ha visto bene, perché quello che mi doveva buttare giù, se mi doveva buttare giù, era Dunga. E arrivano i quarti di finale e passate i rigori. Tu, anche a Firenze vi fischiano. Sì, questo sì, però era normale, già la gente si aveva contagiata, come si dice, il contagio. Il contagio. Contagio di quello che avevamo vissuto a Milano, a Torino, e non poteva fare altrimenti. Comunque era normale, noi giocavamo con tutto lo stadio contro, sapevamo a quello che andavamo incontro, abbiamo giocato una buona partita, 120 minuti, non abbiamo potuto far gol e abbiamo vinto ai rigori. Oggi l'Italia ha sbagliato tutto? No, io dico di no, io dico di che l'Italia ha fatto la scelta giusta. Adesso è molto covarde, dico io, farlo colpevole a Vicini quando fino alla partita dell'Argentina non l'avevano trovato un difetto a questa Italia. Lo merita l'Argentina questa finale o è stata una serie di cose che ha procurato tutto questo? Sì, mister. Credo di sì, credo, perché abbiamo fatto bene le cose come per meritare questa domani finale. Domani l'Italia ti vedrà come il nemico. No, è solo una partita, voglio chiedere scusa, sì, posso, a tutti gli italiani, però sai, io ho un paese dietro che mi obbligava quasi, era un obbligo vincere contro l'Italia. Bene, ti ringrazio molto, grazie. Ciao. Diego. Ciao.